Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. In campo grandi nomi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Si fa sul serio, si parte. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Oggi Fabio ho gli occhi puntati su Alvaro Morata. Prova la conclusione aerea. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Bonucci, Locatelli, Alessandro, Bonucci, cerca l'uomo là davanti, Di Lorenzo, la fa sua, Fabian Ruiz, Morata, Rabiot, bella palla, decolpisce il pallone, ecco il loro primo tiro in porta di oggi. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Di Lorenzo, Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne, Mario Rui, non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. La cross in mezzo, è in ottimo, e ancora! Che grande parata! Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Locatelli sceglie tocco corto. Ecco un altro cross. Rabiot. Bernardeschi. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Bernardeschi ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Il guardaline alza la bandierina. Sarà rimessa con le mani.
Ottima la pressione difensiva. Riceve la palla Lorenzo Insigne e la palla viene respinta. Provano a ripartire da dietro. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non puoi impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Partito! La palla va sul palo! Piuttosto sfortunato qui, però. Il pallone è uscito di un nulla. Prova a spazzare, non è andata bene però. Ha la possibilità di andare verso... Può tentare la conclusione! Libera tempestivamente. C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico! La gioca a sinistra. Bernard, è un grande riflesso qui! Peccato, non ci arriva. Di Lorenzo. Tentativo in avanti, lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Pronto al tiro. E c'è il gol del Napoli. E segnano il primo gol dell'incontro. È uscito vittorioso da questo duello. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Si riparte dall'1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Bonucci. Cuadrado. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Rabiot. Ecco il tiro. Cerca lo spunto. Calcio di punizione per la Juventus. Bernardeschi. E non lascia scampo al portiere. Un gran gol! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Perfetta parità dunque. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Bonucci la fa sua. Rabiot. Gioca una palla lunga. Rabiot. Sulla destra.
cerca il numero. Locatelli. Politano. Zielinski. Quindi prende splendidamente il tempo in scivolata. Decide di sfruttare la fascia. Locatelli sul pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. Zielinski. Prova la conclusione. Parata di Szczęsny. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Di Lorenzo. Politano. Locatelli riesce a rubargli il pallone. Ecco Morata. Sulla fascia, è libero. C'è il colpo di testa! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Probabilmente l'impatto con la palla non è stato dei più puliti. Ha cercato di colpire con troppa forza, secondo me. La gioca lunga sulla fascia opposta. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante, dagli sviluppi tutti da seguire. Prime fasi della ripresa già in corso. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Morata, opportunità. Fabian Ruiz recupera un pallone importante. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Zielinski. Lorenzo Insigne. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Locatelli. Morata. Bernardeschi cerca la profondità. E il portiere salva i suoi. Soluzione a volo interessante, ma non riesce a far gol. Ottima giocata. Si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Sceglie di battere corto. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Politano. Zielinski. Prova il filtrante. È libero di creare pericolo. Politano. Fabian Ruiz. Mario Rui. Grande prova di forza. Parata di Szczęsny. Che parata! Certo non un intervento di routine. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Sbroglia la situazione. Allontana il pallone. Politano. Politano prova la giocata dentro. Zielinski non riesce ad arrivare. Morata, opportunità. Palla a Bernardeschi. L'appoggia sulla fascia.
Rabiot. Cuadrado. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Rabiot. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bonucci era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Mostrano un buon controllo del gioco. Elegante. Lungo passaggio in avanti. Cerca di servire il compagno in avanti. Cuadrado. Sicuri in fase di palleggio. Attenzione al tiro. E c'è il gol della Juve. E adesso possono tornare a controllare il match. Rabiot gli ha restituito un pallone molto invitante. Ottimo scambio davvero. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. L'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Conducono con una rete in più degli avversari. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Politano. Zielinski. Attenzione, grande attento, parata di Szczęsny. Ha messo alla prova il portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. È ben posizionato e spazia via la palla. Lorenzo Insigne. Numero. Palla di nuovo verso il centro. Politano. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Va di testa. Grande occasione ma palo. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Quel gol sembra averli svegliati. Prepariamoci a una fase interessante della partita. Locatelli prova a verticalizzare. A sinistra con il passaggio. Calcio di punizione per la Juventus. L'intervento del portiere. Calcio di punizione per la Juventus. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non impensierisce la difesa. Palla in avanti verso il compagno. Qui cercherà il tiro. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato.
Politano. Decidono di giocarla all'indietro. Il Napoli sta esaurendo tempo e speranze. A questo punto possono solo gettarsi in avanti e sperare nel miracolo. Mario Rui. Malqui. Politano. Il Napoli tenta quello che probabilmente sarà l'ultimo affondo della partita. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Occasione da rete. Bella questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Rabiot. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Calcio di punizione per la Juventus. Pericolo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Manolas. Fabian Ruiz. La mette sulla sinistra. Calcio d'angolo, una delle ultime occasioni. Calcio d'angolo battuto corto. E l'arbitro chiude qui la partita. I loro avversari hanno dimostrato maggiore determinazione nei momenti più importanti. E loro invece hanno perso gli equilibri, la pazienza. Davvero un gran peccato.